A me sembra di aver fatto una cosa carina, ma mi sento la bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Vabbè, dai, fa caldo, portate pazienza. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Ultimo giorno del mese, quindi nuovo appuntamento con la BookTube Italia e Legge Indipendente, il progetto avviato da Eleonora del canale Miss Tortellino e nel quale partecipano tantissimi altri canali YouTube che vi linkerò poi giù nell'info box. La casa editrice estratta per il mese di luglio era la Elliot e io della Elliot ho deciso di leggere Alois la strega di Elizabeth Gaskell, un libro che ho amato. E non conoscevo la Gaskell come autrice. Quando ho postato su Instagram la foto che stavo leggendo questo libro, molti mi hanno commentato l'autrice dicendo che ha un bellissimo stile di scrittura, che ha scritto un sacco di libri belli, eccetera. Io vi dico, ho preso questo libro completamente, non dico alla cieca, però sono rimasta attratta dal titolo, perché dove ci sono streghe, esoterismo, eccetera, mi piace molto leggere di queste storie e quando sono andata a leggermi la trama ho detto no, vabbè, questo è il libro che fa per me. Se vi sembra, piccola parentesi, se vi sembra un colabrodo, effettivamente sono un colabrodo. Perché mi è piaciuto questo libro? Come vi dicevo prima, io adoro tutte le storie che narrano di streghe, esoterismo, mi piace molto leggere di storie vere, risalenti all'epoca della caccia alle streghe di Salem o dell'Inquisizione. Pensate che io mi ricordo all'università di aver fatto l'esame di storia del diritto medievale. Ed è stato l'esame più bello che io abbia mai preparato, perché appunto si parlava dell'Inquisizione, della caccia alle streghe, tutte queste cose qua. L'ho amato, amato, amato. E quindi vi dicevo, mi piace molto anche documentarmi su fatti realmente accaduti. Mi è piaciuto molto anche lo stile dell'autrice, che vi ripeto, non conoscevo nonostante lei sia molto famosa. Per carità, il libro è piccolino perché sono circa una 120 pagine. Però sono scivolate via lisce come l'olio. L'ho iniziato a leggere un giorno, l'avrei finito nel giro di poche ore se avessi avuto tempo da dedicargli interamente a questo, ma l'ho finito in 2 giorni e comunque l'ho adorato. Tant'è che ho spulciato un po' in internet, ho chiesto anche a consigli a chi già conosceva l'autrice per recuperare altri titoli della stessa perché mi è piaciuto davvero tantissimo. La storia è ambientata nella fine del 600, in particolare siamo nel 1691. E parte con il narrare come Lois, la nostra protagonista, sia una ragazza di 17-18 anni che si ritrova nel giro di poco tempo orfana di entrambi i genitori, che muoiono a causa di una malattia poco distanti l'uno dall'altro. Lei si trova completamente da sola in Inghilterra perché tutti i parenti che hanno, diciamo, sono degli zii dalla parte di madre che però vivono in America perché in seguito a, diciamo, scontri, litigi, discussioni passate, le famiglie si erano divise. La madre di Lois, in punto di morte, fa promettere a Lois di andare a trovare, diciamo, rifugio, asilo, accoglienza a casa dello zio di suo fratello che abita in America, in particolare a Salem. Quindi scrive una lettera che Lois dovrà portare con sé quando si presenterà alla porta di suo zio e nella quale dice appunto che chiede scusa, insomma, dei diverbi che hanno avuto in passato e chiede la possibilità di dare asilo a questa sua povera figlia che si è trovata di punto in bianco da sola al mondo. Lois quindi intraprende questo viaggio verso l'America. Lois appena arriva in America si trova completamente spaesata, ovviamente, perché si trova ancora più da sola in un paese che non conosce, con tradizioni, usanze e costume ormai passate, perché lei dice, racconta come appena arrivata in America le tradizioni che hanno, il modo di vestire, le cose in cui credono risalgono, sono equivalenti all'Inghilterra di 20 anni prima. Riesce a raggiungere dopo una serie di peripezie la casa di questo suo zio, dove però non verrà accolta come sperava, nel senso che si troverà una zia americana, di origine americana, molto molto ostile nei suoi confronti. Soprattutto per i motivi religiosi, perché in America erano dei puritani, quindi legati molto alle sacre scritture, il demonio cattivo, devi fare così, cioè molti dogmi, molto mentalità ristretta.
Oltretutto, oltre a non trovare, diciamo, l'affetto da questa sua zia, si trova dei cugini particolarmente, uno, il figlio maggiore maschio, mezzo matto, la cuginetta più piccola, un piccolo demonio, e la cugina più grande, una mezza depressa. Quindi non vi dico che bel quadretto familiare. Non contenti, l'unico felice di vederla è sto suo zio, che è contento di essersi, diciamo, riappacificato e ricongiunto con la parte di famiglia che abitava dall'altra parte dell'oceano, se non fosse che anche lui è in punto di morte. E quindi, insomma, nel giro di poco tempo manca anche lo zio, e insomma, poi si narrano tutte le vicende di questa povera ragazza. Lois la strega perché in quel periodo a Salem era esploso il boom della stregoneria, della caccia alle streghe, impiccagioni, in più c'erano scontri continui con i nativi americani, gli indiani nativi americani per la conquista dei territori, eccetera. È un libricino piccolo, ma in queste 120 pagine vengono raccontati un sacco di fatti. E poi vi ripeto, a me affascina molto la storia della stregoneria, della caccia alle streghe, di Salem e tutte queste cose qui. Io spero di andarla a visitare, anche se adesso è diventata altamente consumistica come città, però non importa. E basta, non vi dico nient'altro perché sennò, insomma, vi narro tutto il libro, poi è giusto che voi scopriate alla fine come va a finire. Vi ripeto, mi è piaciuto tantissimo. Il prezzo di copertina di questo libro è 12,50, io devo averlo pagato sui 9 euro su Amazon. Ve lo consiglio, non vedo l'ora di recuperare altro dell'autrice perché mi è piaciuto moltissimo. E sono contenta perché ha dato un po' una svolta a come stava andando il progetto dal mio punto di vista, perché a maggio avevo dovuto prendere un altro libro perché il primo che avevo letto della Marcos y Marcos non mi era piaciuto. A giugno il libro che stavo leggendo mi stava talmente tanto annoiando e facendo prendere sonno che non l'ho portato a termine, e quindi sono contenta. E basta, niente, adesso ci vedremo con questo appuntamento a fine agosto per la casa editrice di agosto. Io come al solito vi lascio giù nell'info box tutti i miei link per seguirmi extra YouTube, ma soprattutto i link delle persone, delle altre ragazze e ragazze che partecipano a questo progetto questo mese. Un bacione e al prossimo video. Ciao!